Allestito nei giardini antistanti la Rocca Malatestiana, il Green Jazz Village è uno spazio non solo dedicato al jazz in tutte le sue sfumature musicali, ma anche all'ecosostenibilità ambientale, un progetto basato sui criteri ambientali minimi dell'ecologia che la città di Fano ha sposato facendosi interprete della valorizzazione, promozione e diffusione del proprio patrimonio artistico, culturale, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico. Fano Jazz by the Sea è capofila di una rete nazionale di festival che si chiama Jazz Takes the Green e quindi si diffonde in tutti i festival che aderiscono questa vocazione, questa inclinazione ecosostenibile, che significa adottare i criteri ambientali minimi, i cosiddetti CAM, cioè sono delle regole semplici alle quali i festival che aderiscono a questa rete devono attenersi. Parliamo di questi CAM, questi criteri ambientali minimi. Esattamente che cosa sono? Riguardano l'utilizzo, non l'utilizzo della plastica innanzitutto, l'utilizzo di materiali appunto ecosostenibili. Per esempio qui nel Jazz Village di Fano Jazz c'è un distributore di acqua già da tantissimi anni, gasata, naturale, come volete voi. E questo è già un segno. Poi appunto tutti i vari stand sono costruiti con materiali ecosostenibili. Perché i festival in generale non possono essere a impatto zero? Perché ci sono varie problematiche legate all'illuminotecnica, legate all'amplificazione. Si cerca di ridurre questo impatto, e questa è la cosa principale. Devo dire, come esperienza personale, che sono più di 25 anni che lavoro al Festival Jazz qui a Fano, e c'è sempre un clima veramente di condivisione, di concordia, ed è veramente bello tra lo staff, i volontari, la direzione artistica. C'è un bel clima, questa è la cosa importante, che è un clima che si è consolidato negli anni. Un punto d'incontro aperto a tutti, facilmente raggiungibile, caratterizzato da chioschi in legno serviti da corrente elettrica generata da pannelli solari, dove si possono gustare prodotti di produzione strettamente artigianale. Tutti gli spazi sono dedicati a concerti, aperitivi, esperienze di yoga e altre attività didattiche rivolte ai bambini, come il campus musicale e l'area baby friendly, incorniciata da immagini fotografiche a rappresentanza delle storie più belle e significative della manifestazione musicale. Il progetto fotografico è narrare cosa accade nella città di Fano collegata al jazz e alla musica, quindi il mio ruolo è di cogliere quei momenti sia di musica e sia musica contestualizzata nella città di Fano. Le foto che vedete qui al Village quest'anno è un estratto di un progetto che è stato preparato con Fano Jazz, con Adriano, che poi verranno inseriti in un libro che racconteranno i 30 anni del festival e in una mostra fotografica a più ampio respiro che avevamo progettata, però quest'anno abbiamo deciso di fare una piccola anteprima, quindi c'è un grande progetto dietro. Giunto alla sua 7ª edizione, il Green Jazz Village si rivela ancora una volta un cuore pulsante nel centro storico di Fano, a testimonianza del successo del Fano Jazz by the Sea nel nostro territorio.